Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ora, probabilmente quando sarà uscito, più o meno sarà passato un'ora, un'ora e mezza, ma sono stati mostrati sui canali ufficiali di Pokémon i nuovi trailer riguardanti Pokémon Sole, Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Scusate, sono rimasto un anno indietro. Ora, tralasciando che vabbè, hanno fatto vedere le mosse Z dei leggendari molto belle, hanno fatto vedere una nuova mossa di Necrozma fuso con Solgaleo e Lunala che sarebbe Geyser Fotonico, che dovrebbe essere di tipo psico se non ho visto male, e poi vabbè le mosse Z sono spettacolari, ma ho visto qualcosa che mi ha fatto dire boh, questa cosa sarebbe la nuova funzione di Rotom, che io, cioè, mi sono chiesto perché appena l'ho visto, perché non lo so, non lo so, mi ha sconvolto come cosa. Cioè, davvero Rotom mi permetterà di utilizzare il potere Z un'altra volta? Davvero sarà così facile? Ho lo sguardo perso nel vuoto. Cioè, io non capisco. Perché devono rendere sempre le cose più facili? Perché? E Rotom ti dà il potere di catturare i Pokémon a minchia. E Rotom ti dà il potere di schiudere le uova. Non lo so, Rotom. Vuoi anche darmi il potere di premere un tasto e di arrivare davanti al campione che possiede un Rattata all'uno? Non lo so. Perché? Perché? Non lo userò mai. Che cazzo c'ha voglia di usare Rotom? Grazie alla nostra amicizia. Poi ti appare in battaglia questo. Ti appare in battaglia. Appare in battaglia. Appare in battaglia. E boh. Io volevo fare questo video così. Perché. Sinceramente, boh. Non capisco. Poi questo video farà cagare. Quindi lo eliminerò. Ma non capisco. Perché Game Freak ha dovuto fare questo. Voglia di banane. Che poi c'è, ve lo immaginate Rotom adesso? Immaginatevi Rotom Dex adesso. Già in Pokémon Sole e Luna i miei coglioni sono finite a Roma. A Roma sono finiti i coglioni nei fori imperiali. Se qualcuno ci vive lì vicino che vada a raccattarli, perché Rotom Dex ha cagato il cazzo dall'inizio alla fine. Mi stava qua tra la trachea e l'esofago. Pensa adesso, neanche nelle battaglie. C'era un momento del gioco in cui Rotom Dex era inutile, cioè non faceva un cazzo. Ed era durante le battaglie. No, adesso lui viene fuori. Ole, ole. E mi lagga la facecam. Che bella la vita. Cioè io boh, ho paura a comprare Ultra Sole e Ultra Luna adesso, perché già Rotom Dex prima era un suicidio. Adesso probabilmente sarà qualcosa di molto simile alla tortura cinese, no? Ci avete presente? Quella della goccia, ti fanno cadere la goccia e tu muori perché a furia di beccarti di goccia tu hai un buco nel cranio. Rotom Dex fatto così. Io non lo so. Potevano aggiungere qualsiasi cosa, hanno aggiunto un Rotom Dex che è tipo un... C'era una... in quinta gen c'era una roba del genere che ti dava aiuti ad minchiam, letteralmente. Forse era l'intramondo o una roba del... Ti dava aiuti ad minchiam, cioè che potevi catturare i Pokémon più facilmente, potevi cagare in due minuti, potevi fare video belli non come questo, potevi fare tante cose e faceva cagare! Faceva cagare come questo video. Adesso abbiamo Rotom Dex, pensati... Porco, a sto punto, ragazzi, facciamo una bella cosa. Leviamo l'Arceus. Che cazzo serve l'Arceus? Prendiamo il Rotom Dex. Il Rotom Dex. È fortissimo il Rotom Dex. A cosa serve l'Arceus? Se c'ho il Rotom Dex. Che mi fa usare il potere Z più volte. Il potere Z più volte. Sapete cosa vuol dire il potere Z due volte? Vuol dire che se l'avversario ha due Pokémon, ho vinto. Bella Game Freak. Bella per Game Freak. Dio.